Avete bisogno di crediti e state cercando un sito sicuro, veloce ed economico? E allora passate da igvolt.it e con il codice malati, tutto in maiuscolo, riceverete un 6% di sconto. Link in descrizione. Bella a tutti ragazzi, bentornati su Noi Malati di Foot. Io sono Kavs e siamo qui oggi con l'episodio 0, l'episodio in cui dovrete scegliere la squadra per la carriera allenatore su FIFA 17. Vi dico già da subito che qui sotto in descrizione troverete il link allo straw poll dove potrete scegliere una delle 5 squadre che vi presenterò quest'oggi. Quindi non perdiamo tempo e andiamo subito a vedere le squadre. Partiamo dalla nostra cara Serie A e troviamo subito la Lazio. La Lazio con la squadra media che avrà l'obiettivo di qualificarsi almeno per l'Europa League per la prima stagione. Qua comunque gli obiettivi che dirò sono obiettivi che ci siamo posti noi e non sono obiettivi che ci dà la dirigenza comunque in FIFA. Vediamo subito le aspettative della dirigenza. Sono successo in patria alta, successo continentale normale, fama del brand normale, finanze normale, crescita giocatori giovani normale. Quindi vedete già obiettivi medi. Allora, quest'anno per la prima stagione cercheremo col budget di 19 milioni più il 30% che abiliterò per il mercato. Appunto, vedremo la Lazio, che è una squadra che potrà lottare per l'ingresso in Champions League. Secondo me dalla seconda stagione. La prima stagione è un po' una stagione in cui ci prepareremo appunto alla Champions, giocheremo l'Europa League, ha la possibilità col mercato e con i soldi che abbiamo di diventare una squadra forte con i giovani, perché con 20 milioni circa non potremo fare grandi acquisti di giocatori già forti. Ecco, i giocatori già forti costano, quindi noi cercheremo giovani, abbiamo un progetto giovani comunque per vincere la Champions. Credo entro 3 stagioni si riuscirà a vincere la Champions. Comunque questo dipende tutto dai sorteggi, da infortuni, da imprevisti vari. Comunque, questo lo vedremo solo se ci sceglierete la Lazio. La seconda squadra in Serie A è il Torino, il nostro caro Toro, che ha 12 milioni di budget più il 30%. Anche questo si affiderà a un progetto giovani. Abbiamo aspettative della dirigenza che sono successo in patria, normale, successo continentale basso, fama del brand normale, finanze normale, crescita giovani normale. Col Toro comunque avremo un progetto giovani, come ho già detto, e dovremo, il primo anno secondo me, dovremmo qualificarci per l'Europa League, sarà l'obiettivo. Il secondo anno già, col mercato che avremo fatto, cercare la Champions League. Secondo me il terzo anno forse riusciremo ad arrivare a metà Champions League, quindi circa quarti, semifinali. Poi alla quarta stagione dovremmo almeno cercare di vincere la Champions. Comunque questo dipenderà dagli acquisti, dal mercato, dai vari infortuni, dai vari sorteggi, come ho detto già prima. Quindi, se volete scegliere il Toro, gli obiettivi sono quelli. Il budget è quello là che vedete qua adesso a schermo. Come vedete, abbiamo il budget. Comunque non è un budget altissimo come la Lazio. Ci affideremo molto molto ai giovani, ma questo lo vedremo se sceglierete il Torino. Adesso ci spostiamo in Spagna e vediamo il Siviglia. Il Siviglia è già un club che possiamo comparare alla Roma in Italia. Secondo me la Siviglia può lottare benissimo per i preliminari di Champions il primo anno, anche se la Liga è un campionato veramente tosto, in cui abbiamo Real Madrid, Barcellona, Atletico e un sacco di altre squadre. Dovremmo cercare un paio di giovani anche per il Siviglia, ma anche possiamo permetterci qualche giocatore già formato, perché abbiamo un budget di 34 milioni di euro e in più il 30%. Abbiamo circa 40 milioni e in più il Siviglia comunque si può permettere già la seconda stagione, secondo me, di lottare per almeno arrivare seconda barra prima in campionato e lottare per vincere la Champions nella terza stagione. Questi sono gli obiettivi attualmente che cerchiamo di porci. Vedremo durante la carriera, se scegliere del Siviglia, cosa succederà. Ora ci spostiamo in Inghilterra, dove troviamo il Liverpool. Il Liverpool, che è una squadra che può lottare per l'ingresso in Champions il primo anno, però minimo è l'ingresso in Europa League. Questo è il minimo obiettivo del nostro Liverpool. Allora, intanto vediamo le aspettative della dirigenza, che sono successo in patria massimo, successo continentale alta, fama del brand massima, finanze bassa, crescita giovani bassa. Quindi ci serve qualche giovane da far crescere. Comunque con un budget di 71 milioni possiamo sistemarci la squadra anche con giocatori già formati, più il 30% avremo tantissimo budget per sistemarci bene la squadra per competere in questo campionato, che è molto difficile. Tutto ciò lo vedrete solo se sceglierete il Liverpool. Adesso vediamo l'ultima squadra, che è sempre in Premier League ed è il Tottenham. Gli Spurs, che hanno gli stessi obiettivi del Liverpool, quindi il minimo è qualificarsi per l'Europa League. Sarebbe meglio cercare di arrivare
alla Champions. Budget 69 milioni più il 30%, comunque un budget simile a quello del Liverpool. Gli obiettivi però sono, ma abbiamo una differenza: nel Tottenham abbiamo molti giocatori giovani forti, tipo Alli, tipo Bentaleb, tipo Kane, tipo Onoma e altri comunque che possono crescere e diventare veramente dei top player. Vediamo un attimo le aspettative della dirigenza. Abbiamo successo in patria alto, successo continentale alta, fama del brand alta, finanze normale e crescita giovani alta. Gli Spurs hanno un budget di 69 milioni. Più il 30% avremo un budget veramente molto molto alto che potremo concentrare su nuovi giovani, su nuovi giocatori già formati che possono aiutare veramente la squadra. Comunque qualche nome già ce l'ho in mente, questi li vedremo solo se sceglierete il Tottenham. Ma comunque vi ripeto le squadre che sono Lazio, Torino, Siviglia, Liverpool e Tottenham. Queste sono le 5 squadre che potete scegliere. Potete scegliere solo una squadra, ripeto, una sola squadra, un solo voto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale di Roma Lazio Foot per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video riguardanti FIFA 17 e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella!